Allora, intanto presentiamo il prossimo relatore. Devo dire che è stata una meravigliosa dono conoscere Filippo. Un dono perché non è solo un professionista, ma ha un cuore straordinario, una passione per la medicina integrata e naturale veramente di eccellenza, e quello che fa lo fa soprattutto con amore. E quindi è un onore averti qua, dottor Filippo Bosco. Grazie. Io sarò molto breve e molto pratico, perché di professione faccio il medico, l'anestesista, ospedaliero, in una grande azienda ospedaliera universitaria, Pisana. E quindi, come sapete, gli anestesisti 4x4 deve fare subito 16. Ieri mattina ero in sala operatoria, sono arrivati e ho fatto 3 interventi su 4, i primi 3 erano senza vena. Quindi arrivano in sala operatoria senza vena. La prima cosa che fa l'anestesista è mettere accesso venoso. Poi intubare e fare. Quindi cose semplici. Quindi, e poi vi dico, parlare dopo il professor Spaggiari e il dottor Spattini, diciamo che è veramente un onere gravoso. Io mi ero preparato una relazione molto più, diciamo, lunga, però abbreverò per i tempi, per andare. Quello è il nostro primo medico, il primo medico per eccellenza, che circa 4.000 anni fa già ci diceva praticamente questo, come l'importanza dell'alimentazione: noi siamo quello che mangiamo, e fate che il cibo sia la vostra medicina e la medicina sia il vostro cibo. E quindi S-Drive ci aiuta veramente dando delle indicazioni proprio in merito agli alimenti. E quindi, come ha sottolineato anche sia Giorgio, che ringrazio, ecco, vi avevo organizzato insieme a Manuela, che danno tanto amore a questa scuola, che danno tanto amore a tutto quello che fanno veramente. E questo ce lo diceva anche questo filosofo, siamo già nel 1800, che diceva che noi siamo veramente quello che mangiamo. E che diceva anche che tutto ciò che viene introdotto nel nostro organismo non influenza soltanto il corpo, ma anche i processi energetici. Pensate, 1800, e anche i processi psicologici e i processi, pensate, spirituali. Un filosofo tratta anche quello. Vediamo come noi parliamo di tutto questo, di epigenetica, come veramente il pezzettino del nostro DNA viene definito il cosiddetto gene, che costituisce l'unità elementare in grado di trasmettere quelle informazioni da una generazione a quella successiva. E le proteine, in questo caso gli aminoacidi in particolare, come diceva il dottor Spattini, sono essenziali, sono quelli che vanno a modulare, diciamo così, sono coinvolti maggiormente a quei processi biochimici e metabolici che fanno parte poi di tutta la sintesi cellulare. Epigenetica, inutile ripeterlo sempre, ma chiaramente l'epigenetica ormai la stiamo conoscendo e la stiamo, diciamo così, toccando con mano. Quindi grazie a questo device. E vediamo come l'epigenetica, questa è una slide, una diapositiva ormai famosissima, come i fattori epigenetici vanno a incidere e a modulare tutto quello che è nel nostro DNA, accendendo e spegnendo. Praticamente, come diceva anche il professor Spaggiari, anche per esempio le interazioni interpersonali, le interazioni sociali, e quindi lo stato sociale della persona. La medicina integrata, che qui chiaramente gli americani chiamano alternativa,
E quindi i farmaci, il nostro microbiota, l'esercizio fisico, lo sport, ma anche lo stato finanziario delle persone, quindi influenza tutto questo, per non dire le sostanze chimiche, radiazioni, virus, batteri, eccetera. Questo lo sappiamo. Passiamo a questo primo caso. Questo primo caso, che è una donna, mi sono preso degli appunti, ma peccato che non l'ho scritto lì, ma non era in considerazione. È una donna di 49 anni. Io mi occupo in azienda ospedaliera pisana, 2 giorni alla settimana sono il referente per quanto riguarda la medicina complementare e l'oncologia integrata dentro la Breast Unit. 2 giorni a settimana, il lunedì mattina 8:14 e il giovedì mattina 8:14 c'è un ambulatorio di medicina integrata. Io vedo ogni giorno vedo circa 10-12 pazienti. Noi si tratta lì con agopuntura, omeopatia, si dice a bassa voce ultimamente anche in Toscana, e quindi integratori, nutraceutica, sono un esperto anche di funghi medicinali, così dicono, perché chiamandomi Bosco non potevo fare altro che chiaramente l'esperto di micoterapia. Per questo vi dico che a novembre a Pisa c'è un congresso nazionale della Società Italiana Funghi Medicinali, che io ho fondato e faccio parte, con università italiane, quindi Università di Pisa, Università di Palermo, Università di Bari, Università di Bologna, quindi Università di Trieste, Università di Torino, sono tutti centri universitari, ricercatori, e tra l'altro Perugia, new entry, che ci sono dei fior di giovani ricercatori che porteranno degli abstract e dei lavori molto particolari. Chiusa parentesi, e in tutto questo vedo donne affette da tumori, specialmente la mammella, essendo una breast unit, e questa è una paziente di 49 anni, con all'anamnese aveva quindi un intervento chirurgico per un quadrante superiore esterno della mammella destra nel 2015, che viene da me per stanchezza, quindi astenia, palpitazioni, ansia e soprattutto dei disturbi di sonno. Innanzitutto vi dico che è una donna che ci tiene molto alla sua salute, non fumatrice, alimentazione molto curata, quindi prodotti biologici, quindi non si fa mancare nulla nella sua dieta, quindi però fa una scarsa attività fisica e fa un lavoro di grande responsabilità, un lavoro d'ufficio, perché è il capo di una studio di commercialisti e vive tra l'altro in una zona industriale della zona conciaria, quindi tra Empoli e Pisa. Gli esami erano tutti nella norma, quindi la pressione arteriosa anche lì 100 su 70, aveva la frequenza cardiaca un po' aumentata, quindi 90 battiti al minuto, gli attacchi frequenti, però il polso ritmico, il respiro era normopneico, il peso, mi chiederete, 54 kg, perfetto. Una donna di altezza 1,67, mi accusava una fame d'aria, la saturazione d'ossigeno, specialmente nel periodo, era periodo Covid, era nella norma, in aria 97%. Vediamo come, per esempio, nella prima paronamica che vediamo qui, riassuntiva, risultavano essere diverse problematiche, indicatori di supporto, di sistema, come per esempio interferenze, delle resistenze, muffe, spore, virus, e questo è molto importante, una disbiosi quindi molto importante. Quindi degli stress ambientali, come per esempio, come vediamo qui, delle sostanze chimiche e idrocarburi. Pensate, la persona vive nel comprensorio conciario dell'Empolese, Santa Croce, San Miniato, per chi conosce la Toscana. E allora, e anche radiazioni.
e demarcatori, quindi notiamo anche molti marcatori antiossidanti. Il valore di supporto in questo caso, vedete, 91, e il valore normale sappiamo benissimo che da 1 a 19. Questo ci deve fare ragionare. Ma in particolare non mi dilungherò sulle vitamine. Vediamo che le vitamine, l'alimentazione, questi integratori sono molto importanti, no? Sia perché la riboflavina aiuta nella trasformazione del cibo in energia, e come una carenza del genere si porta via poi un'altra cosa, per esempio come importante anche nella pelle, quindi nei capelli, ma per quanto riguarda anche la formazione dei globuli rossi, va bene? E poi della vitamina B9, ok? Anche qui sintesi aiuta molto, e alla base della sintesi delle basi azotate che portano poi anche queste qua alla formazione degli acidi nucleici, quindi e alla sintesi cellulare. Vediamo anche come gli antiossidanti, era segnalato, diciamo, il selenio e la SOD. Questo è il quadro dopo ben 4 mesi. Vedete che cambiamento radicale. Ecco, per rispondere subito prima all'approccio integrato, no? Ora, professor Spaggiari mi onora sempre delle sue parole. Io sono, come dicevo ieri sera, io ho fatto medicina e chirurgia perché da grande volevo fare l'acupuntore. Io a 16 anni ho avuto quest'idea, frequentavo il liceo scientifico, vidi Luciano Ondere che ospitava i primi medici cinesi, mettevano gli aghi. Cosa passa a 16 anni nella mente di un ragazzo, di un giovane? Mi venne in mente, io farò il medico perché bisogna fare medicina e chirurgia per mettere gli aghi. Io sono un medico che tratta l'energia. Tra l'altro in azienda ospedaliera Pisana è l'unica che nel protocollo aziendale, attenzione, questo è stato riconosciuto, se non valorizzato come io vorrei, un'anestesia integrata senza uso di oppiacei, oppioidi e antidolorifici su pazienti che sono risultati allergici veri. Io non faccio tutti questi farmaci. La gestione del dolore viene soltanto con l'elettroacupuntura e omeopatia e basta, ok? Con risultati straordinari, ormai più di 100 casi, cosa che ho portato questo lavoro in un congresso di senologia a maggio della rete toscana, ed ero l'unico medico integrato che parlava di queste cose. È responsabile della Toscana. Oh, grazie, grazie. Non mi fate emozionare. È il responsabile, per dire, della rete della medicina integrata. Per chi conosce la Toscana, Elio Rossi, famoso omeopata, era lì presente. Ci Filippo, meno male che ci sei tu a rappresentare la medicina integrata. E grazie, dico sì, perché io non esco ancora fuori dal sistema sanitario nazionale proprio per questo. Perché ognuno di noi che lavora lì, e dobbiamo dare testimonianza, come all'ultimo vi farò vedere come mi sto muovendo, questa è una novità che Giorgio non sa, con dei neurofisiologi, proprio sull'S Drive, e questo è il risultato di tutto questo. Quindi agopuntura in questo caso, ma soprattutto la detossificazione. Se vedete all'inizio c'è sostanze chimiche, idrocarburi, elettrosensibilità, quindi è il sistema, quindi il microbiota. Io devo andare lì a lavorare, a sbloccare tutto questo, come? Quindi con una medicina, con un approccio integrato, quindi va bene alimentazione, ma va bene anche tutti gli integratori che sono segnati, e vediamo che cosa ha fatto la signora. Quindi al controllo, diciamo dopo 4 mesi, si nota un quadro clinico nettamente migliorato. Il valore di supporto, come vediamo, è sceso a 27 dal precedente valore di 91. Gli indici di resistenza sono stati completamente azzerati, con una forte diminuzione degli stress ambientali, un aumento della capacità dell'organismo ad adattarsi agli stress ambientali. La paziente riferisce, perché poi noi dobbiamo calare, come si è detto stamattina,
il report di SDAI sulla paziente, sia raccogliendola, affinandoci con l'anamnesi, e per questo ci serve per fare diagnosi, ma la diagnosi la fa il medico, come si è detto stamattina. Ma poi, quando vado a fare il controllo, io devo calare tutto questo sulla persona. Cosa mi riferisce questa persona? E anche con degli altri report clinici. La paziente riferisce di sentirsi bene, di non sentire più la stanchezza di prima, e anche migliorata la sua qualità del sonno, e in altre parole mi dice: mi sento rinata. Quello che la paziente, mi dico, ha messo in pratica in tutto questo, oltre a quello che faceva prima, quindi, come vi dicevo, cura moltissimo la sua alimentazione, ma non bastava. Sono stati dei supporti nutrizionali, integratori, nutraceutici e anche comportamentali che hanno aiutato l'organismo stesso a reagire, a cambiare e adattarsi, ritrovando così un nuovo equilibrio interno. Noi non facciamo altro che, con la medicina funzionale, andare a dare dei mattoni, un aiuto. Non siamo dei guaritori noi. Io dico sempre ai miei pazienti: il vero medico è il paziente che si prende cura di se stesso, come dicevano gli antichi medici orientali. Quindi la cosa importante è il suggerimento che ci ha dato S-Drive. Noi dobbiamo interpretarlo, calarlo nella persona che abbiamo davanti, e questo sta alla nostra preparazione, alla nostra cultura, ma anche alla nostra passione con cui facciamo questa nostra professione, aiutare l'organismo ad adattarsi meglio a questi cambiamenti. Altro caso molto, molto più breve: una suora di clausura viene da me perché telefona la madre superiora, perché il giorno prima precedente la stessa suora di clausura, sempre tumore alla mammella, quindi conosceva il centro, tutto, mi telefona dicendo: dottore, suor Lucia, così chiamiamola così, è stata sgridata dal reumatologo che lavora accanto, nella porta accanto a me, quindi nell'ospedale di Pisa, perché, essendo a rischio di osteoporosi, questa suora, non, e lei, secondo il collega, non assumeva questa terapia basata in vitamina D e calcio. Loro danno solo quella. E quindi la suora in clausura non ha detto nulla, quindi mi telefono alla madre superiora, dico: venga da me allo studio e faccio l'S-Drive. Vedete l'S-Drive? Quindi vedete che, tutto sommato, è una persona che... sì, metabolismo degli zuccheri, le suore fanno biscotti, fanno cose buone, quindi l'alimentazione è quello. Però il problema che veniva da me è perché questo problema sistema muscolo-scheletrico, la sintesi proteica, vabbè, questo si può essere tutto. Ma soprattutto, vedete i minerali? Manganese si dice bor. Allora, io devo ammettere la mia ignoranza. Quindi, grazie all'S-Drive, grazie a Giorgio che col suo amore e col suo modo di fare, un giorno si presentò nel mio studio con la valigia: boh, provalo, dove devi provare, e me lo lasciò. E dopo qualche giorno io telefonai: caspita, attivamolo, lo prendo subito. Grazie all'S-Drive io ho scoperto il boro. Io non conoscevo, perché all'università a noi non ce lo fanno. Chi di voi sa il boro? Ora, chi ha studiato e chi ha fatto la scuola di alta formazione, più lo sanno addirittura, professor Spaggiari, più conoscono queste cose i naturopati che i medici. E questa è la gravità. E allora, che cosa facciamo noi? Vedete? Io vado a vedere cosa fa il boro. Il boro va a regolare il metabolismo del calcio a livello delle paratiroidi. Le paratiroidi aveva un ormone parotideo altissimo e una calcemia altissima. Perché cosa fa? Una deficit di boro mi va a stimolare praticamente le paratiroidi innalzano chiaramente il paratormone, che va a prelevare il calcio dai denti, dalle ossa, e lo porta in circolo, con questo risultato. A voglia che noi il collega dava calcio e la vitamina D, a cosa serviva? Allora, un integratore, per rispondere al giovane collega, 15 euro, una confezione, boro, ok?
Normalmente i valori sono da 3 a 9, 11 mg al giorno, insieme a del calcio e del magnesio. Perché tra l'altro ha voglia di dare magnesio, ma il boro ti va a regolare anche l'assorbimento del magnesio. È importante anche questo. Ok? Risultati quali sono? Eccoli, e li vediamo insieme. Questa è una mock. Con il collega dicevamo che non ha visto mai tu, vero, cambiare una mock dando col calcio e con la vitamina T. Grazie all'S-Drive devo dire che è cambiato. Perché vedete che chiaramente, vedete il T-score 2 anni prima, 12 novembre 2002, la stessa donna, quindi non c'è trucco, non c'è inganno, meno 1,8 e il totale meno 1,3. Vedete, questo è di quest'anno, il 29,4. C'avevo quello intermedio, ma ho approfittato direttamente per portare quello l'ultimo. Vedete come è migliorato addirittura. Il femore sinistro è tornato nella norma e il collo, che è quello più soggetto, era più soggetto a fratture, è notevolmente migliorato. Sapete cosa ha detto il reumatologo quando ha detto? Ecco, l'ho sgridato e ho fatto bene, perché così è servito, è migliorato. Lei, essendo suora di clausura, chiaramente, non ha detto nulla, capito? E questo, è quello. Io non so che dire. Dice che accanto a me, io devo dire io che il boro, dovrebbe introdurre il boro in queste pazienti. Altro caso del boro sempre, non l'ho portato e poi finisco, E un primario di neurologia mi presenta un caso per sottoporre agopuntura, dolore e spasmi, un 84enne ma portati bene, un industriale di Pisa che non si muove da casa, eccetera. Dice, puoi fare agopuntura? Sì. Mi sono fatto dire, ci sto mandando tanto magnesio ma non succede nulla, fai gli esami del sangue, abbiamo fatto S-Drive, ma anche il boro, gli abbiamo aggiustato le cose. Sai che sta meglio, ora cammina, non ha più dolore alle gambe. Stessa cosa, vai a vedere se l'ipercalcemia è tutto lì. E lui, anche lui, gli ho detto, primario di neurologia, ho detto, ma Carlo, lo conoscevi tu il boro? Dice, no, non so così. È grave questo. E S-Drive mi ha colmato questa mia lacuna, l'ho confessato. Caso molto semplice, per riallacciarmi al tema di domani, che io sto scoprendo ora questo nell'ultimo anno e sto collaborando con il Dipartimento di Neuroscienze per il suggerimento di creare in azienda ospedaliera un centro interdipartimentale di medicina integrata. Subito questo capo dipartimento mi ha corretto, dice Filippo, Non dobbiamo chiamarla integrata, dobbiamo chiamarla alternativa, perché integrata suona male. No, suona malissimo alternativa, chiamiamola complementare. Quindi stiamo lavorando a un progetto in azienda, un centro interdipartimentale che non serva soltanto alla senologia, ma a tutto l'ospedale per quanto riguarda la medicina, quindi complementare per tutti. E stiamo lavorando su neuroscienze, perché loro sono fautori della meditazione, sul fall mindness, quindi portare tutto questo in oncologia sarebbe, io ho detto, pensate, persone che con un approccio integrato, complementare, prima di fare la chemio e stradarli lì, fare un approccio integrato, quindi mirato, quello che ci aiuta a fare, perché io, essendo un agopuntore, metto gli aghi e non ne metto tanti, perché io ho avuto una scuola con Van Chi, ho avuto una scuola con il professor Tai Tu in Vietnam, sono stato in Vietnam, pochissimi aghi, come dice Jean-Marc Espy, il francese, il più grande agopuntore europeo che noi abbiamo. Così io ho trasportato quello, o l'ho integrata nella medicina funzionale. Io non sono il fautore del multivitaminico, per me funziona male. Io l'esempio che posso farvi è quello di un direttore d'orchestra, no? Se comincia a suonare tutte le note, tutti gli strumenti, non con il suo tempo stabilito, si forma un grande minestrone, un bailamo, non si capisce nulla. E così è l'integrazione con gli aminoacidi giusti e una medicina di precisione con le vitamine, e poi che ci deve essere una corrispondenza clinica,
con altri. Noi dobbiamo fermarci solo all'essere dai. L'essere dai ci dà dei suggerimenti, poi noi li dobbiamo approfondire con altri strumenti che noi medici clinici abbiamo. Finisco con questo caso, vedete? Molto spesso vi ritroverete, paziente, specialmente nel post-Covid ora, emozioni e sonno. Le emozioni sono degli ottimi integratori, ma possono essere le emozioni dei veleni, tossine potentissime. Per esempio la gioia, secondo voi la gioia cos'è? Una grande vitamina, no? La paura, una tossina bestiale. L'odio, una tossina paurosa. L'amore cos'è? L'amore è tutto, è quello che muove il mondo e tutte le cose. Quindi è un anti, è un antiossidante per eccellenza. Senza amore non c'è niente, c'è la morte. E dove agisce l'amore? Dove agiscono queste vitamine, queste superfood? Vi dico subito, questo è il report, no? Vedete? Un report tutto sommato che diceva 70, gli potevo dare questi integratori, glielo date, no? Però questi integratori come funzionano? Ma senza quel tenere e quelle emozioni, questi funzionerebbero poco. Allora noi che cosa ho fatto? Grazie all'acupuntura, ci sono dei punti Shen in acupuntura che aiutano, aprono, calmano la mente. Si chiamano quintessenza. Oltre a quello, meditazione, preghiera, il perdono. Io andando a scavare, perché poi il medico integrato deve fare anche da psicologo, psichiatra lo perché non mi piace, ma psicologo. Quindi il medico integrato cosa fa? Vado a scavare, questa donna, anche lei, tumore alla mammella, eccetera, eccetera, quindi prende di tutto possibile, immaginare. Io ho pulito tutto, è da anni che ci sono. È arrivata all'essere drive perché voleva, ma dottore, ho sentito parlare, lei parla sempre questa cosa, facciamolo. È uscita dal mio studio privato piangendo. Sapete perché? Perché lei vive da 20 anni a casa separata dal marito. Il marito su e lei giù. Lo odia completamente. Ecco le emozioni. Allora io gli ho detto, gli ho segnato due superfood, l'amore e il perdono. Senza perdono non ci può essere amore, gli ho detto. Prima viene il perdono e poi l'amore. Ma perdonare non in maniera cristiana, proprio in maniera perdonare. Farlo veramente dare col cuore. È un'energia che muove tutto. Io gli ho detto, se lei non fa questo, non ci riuscirò, dottore, non ci riuscirò mai. Quando riuscirà a fare questo, verrà da me, perché io non illudo le persone, se no veramente il primo illuso sarei io. Io gli darò gli integratori, gli farò tutt'altro. Lei sta meditando per ora. No, assolutamente non ama la suocera, la odia. L'odio è qualcosa di pazzesco. Capite cosa vuol dire? E le emozioni giocano un ruolo fondamentale. Peccato, peccato che non vi posso fare, ci vorrebbe una relazione vera su questo. L'epigenetica c'entra pure con l'emozione, è importante, con la neuroplasticità. E vediamo che la neuroplasticità, grazie agli ultimi 20 anni, con la risonanza magnetica funzionale, ci ha fatto scoprire l'amigdala, ci ha fatto scoprire la corteccia funzionale e come cambia, per esempio. Questi sono due studi, finisco. Uno studio praticamente sui tassisti londinesi, è più quello paradigmatico di questo studio. Sono praticamente, hanno studiato per 2 anni, studiano i tassisti londinesi 2 anni per avere il patentino per guidare il taxi a Londra, perché devono memorizzare tutte le strade e tutto. C'è un cambiamento a livello dell'amigdala dopo 2 anni. Vedete come il comportamento agisce in tutto questo, per esempio. Quindi, poi un altro studio, per esempio, sempre mettendo in pratica delle azioni antistress,
portano a una riduzione praticamente a livello delle tossine, a livello dell'amigdala, quindi migliorano e riducono il rischio cardiovascolare. E questo è documentato. Ma la cosa più bella è sui telomeri. Conosciamo tutti i telomeri, che cosa sono? E la lunghezza del telomero, finisco davvero, è proporzionale alla longevità della cellula. Quindi più lungo è il telomero, più sana è la cellula, più efficace funziona la telomerasi, che va a ricostituire e a riparare questi telomeri, e più c'è il fitness globale di tutta la cellula. E noi è la longevità lì, è il new age che va lì, i telomeri, e sono lì le porzioni distali di ogni cromosoma. Come li troviamo? Questo è praticamente degli studi. Se li andiamo a vedere, sono degli studi che vi dico, tra l'altro questo, e chi l'ha fatto non è un medico, non è un neuroscienziato, ma sono dei psicologi che si aprono anche loro all'epigenetica e scoprono l'epigenetica. Vedono che hanno visto questo studio che è il primo, è lo studio praticamente su una popolazione di mamme che o accudivano praticamente, avevano uno stress continuato, cronico, nell'accudire i propri figli portatori di handicap. Hanno visto in questo studio praticamente l'accorciamento di questi telomeri, che era valutato praticamente a meno 13 anni di vita. Pazzesco! Vedete lo stress che siamo sottoposti oggigiorno noi? È pauroso. Questo è uno stress, quindi uno studio sullo stress. Ecco qua, la grandezza di circa 13 anni di invecchiamento cellulare. È questo lo studio di quelle madri. Vedete come? E nello stesso studio c'è scritto anche, è descritto come la gestione dello stress incide inversamente praticamente sull'accorciamento, quindi l'allunga, ma soprattutto praticamente sul buon funzionamento della telomerasi. Quindi gestire lo stress è importante. Ecco, per questo negli ultimi mesi vi sto muovendo con un gruppo di neuroscienziati proprio per portare la meditazione e full mindfulness dentro l'ospedale in pazienti che sono sotto stress. E vedere, lui mi ha detto, lui è un capo di dipartimento, quindi un'università, mi ha detto: Filippo, con me sfonda una porta aperta. Siamo in due, dico: sfondiamo il portone, professore. Allora vi lascio con questa frase e basta, che per me è fondamentale, l'ho tradotta anche in italiano così tutte la possiamo memorizzare meglio. Non è più forte delle specie che sopravvive, né la più intelligente che sopravvive, ma è quello che più si adatta al cambiamento. Io penso che con l'alimentazione e con l'aiuto di S-Drive e con l'amore che noi soprattutto possiamo mettere e dobbiamo mettere nella nostra professione, possiamo fare veramente, possiamo dare a questa umanità il meglio. Grazie, spero di essere stato utile. Grazie, complimenti, grazie di cuore.